oggi, secondo me, tutto quello che prima era rinviabile non lo è più. C'è una certa percezione dell'immediato, di cose più importanti che sicuramente prima la pandemia e poi la guerra hanno reso evidente. Mentre nel 2016, quando facevamo lo Sblocca Italia, dove si parlava di fare inceneritori per risolvere il problema dei rifiuti, estrarre nuovo gas dai nostri giacimenti per rendere il paese meno dipendente da paesi stranieri, tra cui la Russia, ci fu un'opinione pubblica contraria. Oggi questi temi diventano prioritari perché la guerra ha reso prioritario che il nostro paese, che è un paese trasformatore tendenzialmente, possa contare su alcune risorse, tra le quali appunto utilizzare il rifiuto in maniera diversa, che non è più un rifiuto, è un modo per iniziare un nuovo ciclo di vita attraverso l'economia circolare. Ce lo chiede l'Europa grazie ai soldi del PNRR, tra l'altro noi abbiamo anche delle eccellenze, non dobbiamo inventare niente, dobbiamo solo rendere tutto un po' più semplice, cosa che questo paese, che è troppo complicato, non rende semplice.